from Lumloka. Poi sei in ginocchiate, attacca l'addome, però Thompson fermino non riesce a divincolarsi, ancora va con un altro suplex diretto, mamma mia ragazzi, il tradimento di Beautiful, ci sono le corde. Thompson stavolta fermino, niente a fare, attenzione fermino, scendi i pugni di calci e attenzione a scenditi e va a segno, attenzione, una delle sue migliori manovre, buona manovra, attenzione però Thompson, bello un bello. E qua penso che siamo quasi giunti ai titoli di coda. Thompson davvero strepitoso quest'oggi. Lo va a prendere. Full Nelson Slam. Che mossa ragazzi. Lo può chiudere davvero stavolta. Uno, due, uno, soltanto due. Soltanto con tre di due. Però ci prova ancora FMO. Attenzione, FMO qui lo blocca. Allora Thompson non ci vuole stare, attenzione cosa fa, lo allontana, oh Polishammer, attenzione FMO qua potrebbe incassare la sconfitta, proprio a tre giorni del suo match contro Venn, attenzione è riuscito stavolta, brava FMO, se lo manda fuori intelligentemente deve riprendersi FMO, assolutamente il best in the world deve assolutamente riprendersi. Attenzione FMO qui, lo butta contro le transegne. E poi una serie di colpi. Eh sì, quindi chiusi anche. Gli FMO che cerca di riprendere il controllo del match, lo sta facendo alla stragrande anche lui. Siamo a 5, due rientrano nel ring contemporaneamente, quasi. Attenzione, però kick, va vuoto. E c'è il drop kick di FMO. E qua vuole chiudere il match, qua FMO vuole chiudere il match con la scacca scinfonale forse. E invece no, Thompson pare tutto e va a segno con German Suplex. Beh, stavolta l'ha chiuso. Stavolta l'ha chiuso. Uno, due, ancora due ragazzi. Ma c'è il bro kick. Stavolta c'è la sentenza. C'è il bro kick, da nulla. Uno, due e tre, che vittoria per Thompson ragazzi. Che addirittura sconfigge il number contender al titolo del mondo TWF. FMO non ha lottato molto bene, ha iniziato bene qualche manovra ma poi al momento decisivo ha incassato il drop kick. Sì, torniamo tra pochissimo, abbiamo un promo pubblicitario molto importante, poi il match tra Gunner Corte, il campione WWF e poi Jason.
c'è il motociclista ex campione WWEF Paul Jackson, che al momento non è coinvolto in alcuna faida, ma che sicuramente vedremo ben presto in altre avventure molto importanti. Ora che si è tolto il titolo WWEF, sicuramente potrà puntare anche al titolo internazionale. Si può iniziare subito all'assalto Paul Jackson, ma gane corto sullo stile vistoso a pochi uguali. Oh, spallata poi in corsa. In corta, che rialza Paul. Attenzione però, bravo Paul Jackson, bravo Paul Jackson, va a segno ottimamente questa spallata, poi ancora lo lancia, ma corta, un bel suplex, esce subito molto attivo, molto acceso. Attenzione dall'altra parte, corta e ricorsa, va completamente a vuoto, Paul Jackson non riesce però a controbattere e rendere favorevole la situazione. Jason di nuovo, ma gane corta non si smuove. E allora un haymaker, molto bene corta. Bravissimo gane corta, che poi lo va a prendere e lo fa cadere in faccia, quasi una takedown, uno sgambetto. Joe Breger però qui, attenzione di Paul Jason, che fa ancora segno con questo kick kick. Corta, attenzione per la serie di calci all'angolo. Paul Jackson, dropkick, attenzione a Paul Jackson, tentava una presa, c'è solo matica, 1, 2, appena 1.5 però, soltanto 1.5, attenzione, lo fa correre, sbaglia tutto, Paul Jackson ancora, stavolta è riuscito a avere la meglio, è riuscito, attenzione, e stavolta c'è il neckbreaker, ottima manovra, quella della lottatore in motocicletta, ma soltanto uno per mettere capo, corto ce ne vuole, in zero kick, corta qua, viene gabbato di nuovo, attenzione, letto al dropkick, ma già eseguita questa manovra e c'è lo shoulder block di un corto però che non è che mi stia proprio convincendo. Attenzione, Paul Jackson invita il suo diretto contendente a entrare nel ring. E qui il corto che fa, è rimasto lì corto, attenzione, un colpo, quando riporta sul ring, una gomitata da parte di Paul Jackson, che rialza il suo avversario, attenzione, niente a fare, corta forse era meglio. Airship violentissima contro l'angolo, attenzione, va a vuoto, c'è dropkick, ma corta non si smuove, poggiato con un suplex, ma corta le spalle, e altro neckbreaker, buono qui. Oh Jason, North Leg Suplex, anzi Double V Suplex, 1.5 ancora, incredibile, questo gane corto non si smuove, massimo conteggio di 1.8, ma corto invece respinge con un body slam, e qui per Paul Jason la vedo molto dura. Attenzione però Jason Matic di nuovo, 1, 2, mamma mia, stavolta però più vicino ci è andato, Paul Jason, allora che va a ricaricare la dose, è il momento di Paul, attenzione, spinning kick, non l'ha preso, è la terza Jason Matic, non poteva mancare, 1, 2, no, va a vuoto, corta, attenzione, ancora double suplex, tenta in tutti i modi qua di divincolarsi, ma corta respinge bene l'assalto del fratello del compianto John Jason. Attenzione, corta, lei è il tutto qua, attenzione, corta, a vuoto con Jason, fa segno lungo una crucifix, 1, 2, no, ancora
conteggio di due, ancora conteggio di due, attenzione, lo fa correre, ma stavolta c'è il neckbreaker, c'è il neckbreaker di Paul Jackson che esulta, sa che è il suo momento, sa che è il suo momento, attenzione, oh, ma attenzione qui a corta, aia, corto lo anticipa in maniera incredibile. E attenzione, Street Diploma in arrivo ragazzi, tutto a casa. Paul Jackson ora davvero è arrivata la frutta, proprio questa la sentenza di Carmen Corta che chiuso il gioco, che ha voluto troppo specchiarsi in se stesso Paul. 1, 2 e 3, Carmen Corta dunque va a trionfare, ma ci dura 5 minuti, ma che alla fine dice poco su entrambi gli atleti secondo me. Carmen Corta non ha lottato benissimo, ha sfruttato le debolezze di Paul Jackson che ha seguito tante manovre, ma poi non sa ricavarne nulla. E poi me ne vengo. Nota con match, il campione internazionale Nickolson contro il campione del mondo TWF Bella. To fight against that monster who brought me just bad luck. I want to stop your curse. I want to put an end to everything. Che vuole sicuramente far bella figura.